Salve a tutti ragazzi, qui è il profeta della verità e oggi parliamo di un argomento di concetti abbastanza semplici ma che a molti ancora non gli entrano in testa. Molti in direct mi hanno scritto: profe, ho paura di fare questa fase di massa per accumulare grasso, perché a molti ancora non gli entrano in testa e hanno paura di diventare grassi in fase di massa oppure di sporcarsi. Diciamo, questa è una paura che ci abbiamo avuto un po' tutti, soprattutto persone ex obese che magari hanno fatto un enorme lavoro su loro stessi, una buona ricomposizione corporea, e quando è il momento comunque di costruire un po' di carne hanno paura di riprendere tutti i chili e ritornare alla fase precedente, diciamo, come erano prima. Ah, posso capire magari una persona obesa che ha sto trauma, ma invece soggetti magri che hanno paura di accumulare grasso, vi dico come dovete fare. Allora, prima cosa dovete mettere in conto che per fare massa muscolare ovviamente vi andrete a sporcare, cioè è successo a tutti. Tu puoi fare la massa pulita quanto te pare, pure il profeta ora sta facendo una massa pulita, nel senso che sto limitando gli accumuli di grasso e anche il peso, vedendo la composizione corporea che comunque è sempre buona, però pulita fino a una certa. Io per dire sto a 3700 calorie, ho preso circa un chiletto e mezzo in 3 mesi e va benissimo. Ci stanno molti che danno dei range, tipo, che ne so, prendete 500 grammi a settimana di peso corporeo, 2 kg al mese. Diciamo, sto discorso ci può stare per neofiti che magari sono sempre stati magri e non hanno problemi a mettere peso, cioè che hanno problemi a mettere peso e quindi sì, se sporcano ma sti cavoli, la performance in palestra è ottimale. Puoi anche permetterti di sporcarti un po' di più, soprattutto se parti da una condizione, diciamo, di partenza dove sei molto magro. Pure il profeta inizialmente aveva paura di sporcarsi, ma poi ho superato questa paura perché vedendo che magari in una fase di massa avevo accumulato grasso, però ho visto che il grasso è stato anche funzionale, perché ricordiamoci che il grasso è energia, riuscivo a sfruttare tutte quante le calorie ingerite per diciamo la mia fase di massa di costruzione, e una volta che mi sono andato a tirare ho visto tutti i benefici. Quindi voi dovete sì fare una fase di massa, diciamo, e starci col cervello, però dovete pensare che dovete sacrificare un qualcosa, ovvero la vostra estetica. Magari guardate allo specchio che vi vedete un po' più appannati. Questo è normalissimo, cioè se voi vi vedete appannati e gli altri pure voi dicono ma sti gran cazzi, cioè dovete vedere, diciamo, quella fase transitoria che insomma comunque è l'accumulo anche di grasso, perché per soggetti natural, parliamoci chiaro, è normale accumulare grasso, che vi vedete più gonfi perché avete anche un po' di ritenzione dato l'elevata mole dei carboidrati che mangiate, chi più o chi meno, io per dirti in massa ne mangiamo anche 700 grammi. Comunque ci sono anche delle strategie per poter, diciamo, per poter fare una massa equilibrata. E quali sono? Ad esempio c'è il mini cut, un mini cut aggressivo. Profeta quest'anno, come già ho detto precedentemente, ho deciso di fare una fase di massa lunga un anno, perché voglio prendermi un piccolo break, cercando sempre comunque di costruire più massa muscolare possibile, ma sempre stando attento. Quindi come farò? Farò un periodo di mini cut aggressivo, quindi scenderò al di sotto del mio TDE, quindi in un deficit più aggressivo, magari sulle 2600-2700 calorie, per 2-3 settimane, magari anche un mese o 4 settimane, poi ritornerò in una teorica normocalorica e da lì progredirò piano piano per riandare successivamente in massa. Però un qualcosa che mi serve per risensibilizzare il ricettore all'insulina, quindi quello è molto importante. Quando voi state in massa da 4-5 mesi, vedete che state affaticati, vedete che il pump in palestra non regge, vedete che vi sentite spostati, lì è il momento di fare un piccolo taglio calorico a seconda della condizione. Però sto taglio calorico, sto mini cut, non è che lo dovete fare se voi dite che state in massa da 5 mesi, andando a vedere proprio nei fatti, sono 2 settimane che neanche state in massa, ma state in normocalorica. Cioè lì non progredite, ma regredite, o rimanete proprio, nel migliore dei casi, rimanete come state. Ecco perché vi dico, monitoratevi. Invece per ragazzi magri, che sono sempre stati magri, vi do un consiglio: non contate un cazzo, non andate a mettere in applicazioni, mangiate, abituate il vostro corpo a mangiare sempre di più. Quando prenderete peso, prendete anche 2 kg al mese, sti cazzi, non è un problema. Però in palestra vi dovete spremere bene, quindi prendetevi un preparatore o qualcuno che ne sa, vi spremete per bene, e anche se accumulate quel po' di grasso, sti cazzi, quel grasso sarà funzionale per la vostra futura fase di definizione. Quindi pensatela come un momento, diciamo, una fase transitoria. Non è che dovete mangiare proprio a sbafo come fanno molti che se mangiano 4000 calorie neanche le gestiscono. Dovete vedere fino a quanto potete arrivare, quindi mangiare ovviamente sì, pulito,
Però neanche fissarvi più di tanto, cioè nel senso un po' di flessibilità ci sta, non è che vi sto a dire magnata a merda. Però magari se uno si vuole concedere un qualcosa è meglio che se lo concede in massa piuttosto che in definizione dove ancora più importante è la gestione dei nutrienti. Quindi in sostanza ragazzi, se voi state in massa, che adesso comunque è il periodo invernale eppure il profeta sta in massa, ricordatevi che c'è sempre modo di poter riequilibrare diciamo la situazione. Quindi anche se voi vedete che siete andati un po' oltre, potete ridurre le calorie, cioè non è che succede chissà che, non è che vi dovete mettere subito la stecchetta. Dovete imparare a costruire e sacrificarvi, sacrificare la vostra estetica, il vostro ego per vedervi, diciamo, un po' più tondi, però, diciamo, quello sarà funzionale per la vostra prossima definizione, così come farà il profeta. Già vi dico quello che succederà. Ci saranno commenti di persone che diranno: profeta, sei grasso, profeta, fai schifo, non hai forme. Però dopo, già ve lo annuncio adesso, quando mi andrò a tirare l'anno prossimo, che sarò bello squartato, la gente lì dirà: profeta, allora hai costruito e lì mi darà del dopato. Perché comunque ho sacrificato per quell'anno la mia estetica per un qualcosa di più grande. Quindi, il concetto base di oggi è questo: imparate a sacrificare il vostro ego, la vostra estetica, per un qualcosa di più grande. Per ulteriori informazioni, se voi comunque volete farmi le domande, scrivetemi su Instagram, vi lascio il profilo Il Profeta della Verità. Beccate questo contenuto qualitativo, non come persone che dicono un profeta fa solo dissing, il profeta fa tutto. Dissing informativi, contenuti motivazionali e contenuti informativi. Quindi fate una cosa, mettete un mi piace, condividete il video e aiutate il canale del profeta a essere, diciamo, al top level. Detto ciò, la luce non è dei migliori, però la massa muscolare è sempre profetica. Ci vediamo al prossimo video.